Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato. Poche parole emozionate per diventare italiana. Lady Dervisci, nata a Berat, Albania, 29 anni fa, ora è una retina a tutti gli effetti. In realtà dentro di sé lo era già da tempo, qui si è sposata, qui ha preso la seconda laurea. Il fatto di prendere la cittadinanza italiana per me non è stato solo un fatto burocratico, ma è una cosa che sento veramente nel mio cuore. Basterebbero solo queste parole per raccontare Lady, non basterebbe nemmeno un'enciclopedia per spiegarne la ricchezza della personalità. La sua è una di quelle storie che riescono a gettare una bella secchiata d'acqua pura sul fumo sporco del pregiudizio. Donna originaria dell'Albania, plurilaureata, 4 lingue nel suo bagaglio, nuova cittadina italiana in un'Italia che non sembra più riuscire a guardare al futuro con fiducia. Eccellenza femminile in un paese che fatica a riconoscere il merito. Ci aveva raccontato la sua storia qualche mese fa in occasione della sua partecipazione alla trasmissione di TSD Arzillamente con ribollite e couscous. Ho una prima laurea in Albania come interprete e traduttrice della lingua inglese. Poi, grazie a Dio, ho applicato per delle borse di studio nell'ambasciata italiana di Tirana e ne ho vinte due, una dopo l'altra. Quindi per fortuna sono venuta a vivere a Firenze. Arezzo, diciamo, era molto vicina a Firenze, una città molto gestibile anche per vivere. Qui ho costruito una famiglia, da un certo punto di vista ho ricominciato la mia vita, mi sono sposata. Nonostante le sue capacità, Lady continua a fare i conti con il pregiudizio. Perché puoi anche conoscere l'inglese alla perfezione, collezionare lauree e master, ma quando nel curriculum c'è scritto nata in Albania, le cose si fanno tremendamente più difficili. E puoi avere anche carattere e determinazione da vendere, ma certe cose lasciano ferite che fanno male. La denuncia non è che l'ho fatta perché io sono stata discriminata e voglio il mio diritto. L'ho fatta come un atto di principio. Io ho ritenuto che qualcosa doveva cambiare, perché se le cose stavano così, c'è sempre una prima volta per dire ma guardate che tutto il mondo non è uguale. Cioè non tutti gli albanesi sono uguali, come non tutti gli italiani sono uguali.